Grazie mille Biru. Grazie mille. Guardate che bello. Sì, c'eravamo passati con spinacio, è vero, sopra. Abbiamo passato con spinacio. Esiste con la torre di Querizia, come no? Non lo sai. Grazie, grazie mille Prince per l'abbonamento, 21 mesi. 20 mesi pure dormendo proprio, Dai Argento. Questo è uno dei semafori più lunghi della città. Non gliela famo mai. Non gliela faremo mai a passare. Ok. Andiamo a vedere il tetto, va? Ammazza, quindi, ma non è che me l'hanno tolte dal commercio con la loro liquirizia, allora, che non l'ha proprio trovata da nessuna parte, Simone, amico mio. Mi dispiace, buone, alla prova. Tu dici qua, tu dici da mangiare, io porto i cosi, i suoceri a guatare. No, non ti preoccupare Prince, non ti preoccupare, era giusto uno sfizio, non ti preoccupare davvero. Non ti preoccupare, stanno rifacendo tutto qua. Andiamo su. Oh, avevo premuto. Che non ci fa andare. Non parte. Hanno bloccato. No. Non è andato, hanno bloccato. No. Ho rosicato. Ho rosicato. Benvenuto Tony. Ho rosicato, non ci fanno andare. Staranno a rifare. La liquirizia è troppo, basta abbastanza ci vorrebbe, vedete, boh. Le scatole del bar, ah, quella là direttamente. Contattori riservati con la torre di liquirizia su Amazon, ma com'è possibile? Quella liquirizia erano quelle principali. Altro che... Erano quelle là liquirizia, quelle principali che... mangiavo sempre da ragazzino. Ah, mo dobbiamo fare aspettate, visto che ci siamo. Una parte del video. Ciao Deva. Una parte del video che mi ero scordato è importante, sempre quello là delle marche, però è chiuso. Proprio faccio vedere mo va. Se non passa nessuno. Lo faccio vedere. C'è anche vecchio, c'è anche Hummingbird vecchio. Poi faccio vedere una cosa incredibile. In questo palazzo invece abbiamo sia vecchio, che vabbè c'è sta Hummingbird vecchio, sia una cosa terribile, raga. Io questa veramente non so proprio come gli sia venuta in mente l'idea di chiamare un negozio di vestiti in questo modo. È veramente una cosa, chissà cosa c'è dietro, ragazzi. È come se in Italia ci fosse un negozio di kimono chiamato Y, con la Y. Terribile, ragazzi. Andiamo avanti, va. Strano, comunque. Sa che impiccio c'è sta dietro a quel posto. È meglio non chiedersi. Veramente, è come se prendesse un negozio di kimono in Italia, lo chiamassero Yakuza, cioè terribile. Terribile proprio. Esatto, no? Ora quello c'è, magari gestiva qualcuno. Benvenuto Fabione. Vediamo un po' le luci della città, finalmente dopo tanto tempo, i neon di Sendai, dopo tanto tempo i neon di Sendai. A Buenos io faccio sempre, l'ho ordinato un paio di settimane fa a domicilio, molto buono. Ma come fanno a non sapere cosa vuol dire? Lo sanno per forza, raga, lo sanno per forza.
Poi stanno tutti quelli che cercano di acchiappare i clienti. Questo è il cocobuncio, raga. Vediamo dei meandri di cocobuncio là. L'insia di qualità, sì. È venuto dopo cuora. Vediamo dei meandri di cocobuncio. Sì, anche mafia utilizzano il brand, è vero, sì. Però c'è qualcosa, dai, secondo me, dietro. Ok, qua sento anche odore di quelli che fanno Yakimo. Davide trova una vacchietta che con 100 ieri rimanda a quel paese, sì. Dobbiamo trovare, sì, una cosa del genere. Oddio, che è sta cafonata che abbiamo davanti? Oh, Izakaya Gogo, che c'è tutti i chami sul, cioè. Coreana questa, vedete? Che cafonata questa. Eppure costa tutta roba coreana, ma 3000 yen il samgyeopsal è abbastanza costoso, Questo col finto distributore di Chamisul l'avrei preso, peccato, benvenuto Rivaldo. Appena aperto, mi sa. E qua invece che ci sta il Gianni Morandi giapponese, ragazzi. No, non devo mangiare. Guardate, mitico, che c'è tutto il Nebuta Matsuri sopra. Guardate, questo è di Aomori, Izakaya di Aomori, molto particolare. Andiamo a fare un giretto. Benvenuto Maverick, benvenuto. Ciao, volentieri, un saluto a Alice e Andrea, mitici. Ciao, Mouth of Truth. Vedete, qua ci metto pure le foto delle idol coreane. Vediamo se c'è pure qualcos'altro qua. L'italiano, ragazzo, uè ragazzo. È bello questo, non me l'aspettavo, ragazzo. Dobbiamo continuare la puntata l'altra volta a cercare i nomi italiani a cazzo di cane. Vediamo un po', ragazzo, Luce, eccolo anche, Luce. Ma che sta a nevica? Io sento piovere ma non piovere. Luce, ragazzi, Luce. Pure questo, mica male, ne stiamo trovando una cifra, mamma mia. E questo, ragazzi, è uno dei pochi palazzi di questo tipo che c'ha la sicurezza all'interno, Il night building, nighter building. Comunque sta nevicando, io sono sicuro che sta nevicando, raga. Siamo andati intorno in campagna recentemente? No. Niente campagna. Niente ragazze di campagna. Andiamo. Ciao Claudio, buongiorno. Sì, qua mi sa proprio di neve, mi sa proprio di nevicata qua, a dire la verità. Gigi D'Alessio a Sendai non mi è mai capitato, no? Benvenuto a Ifmune, siamo a Sendai, grand open loro, ma è da mo' che è aperto, infatti dal 16 dicembre 2021, vedete qua tutti i localini. Con la luce è un po' diverso, Figa Garden. Beh, ragazzi, io me lo metterò nel video a parte, ma io ho visto che c'è un albergo Hotel Figona qua a Sendai, La neve, neanche a Roma io ero abituato alla neve, Infatti poi vivendo a Sendai ho iniziato ad odiarla. Che altro c'è sta? Cerchiamo un po', va. J. Prada Building. Questo è un intero palazzo. J. Prada Building. Non riesce a mettere fuoco, eccolo. J. Prada Building. J. Prada Building. Niente male.
Benvenuto, benvenuta Risa, sono le 20.56 e tutto va bene. 20.56 e tutto va bene. Andiamo al continuo dell'altra volta. Benvenuto Amine Salvatore. Benvenuto. Una decente trattoria alla romanesca, c'è trattoria S, che però ti, cioè, costosina, la conosco e fa roba un po' alla romana, ma ti spacca il culo, quello è il problema. Da me è 8 ore in avanti, masso. È 8 ore in avanti. Ma questa è quell'altra volta, c'era domani qua, c'eravamo passati ieri. Siamo 8 ore in avanti. Panli Sander riscatta saluto, voglio cosa mas, panli, voglio cosa mas, con banwa. Grazie Marco. Ragazzi, punto esclamativo YouTube, ricordate di andare su YouTube, dove ci stanno oltre 800 video sul Giappone, dal Giappone, se appassionati, e per evitare drammi come quelli di prima, punto esclamativo YouTube 2, dove ci sono le live ricaricate per intero, tranne le parti inutili che tolgo un po' all'inizio, ma così evitiamo drammi come quelli di prima. Ma che è? Vedi che sta tutta roba coreana, Corea Seoul 7, un'altra, ma sono tutti così ignoranti i coreani. Guarda qua, sembra quello del 7-Eleven, dal 2022, va di moda. Slam Dunk, ho visto la pubblicità in TV, tra poco esce, no? Benvenuto a Terix. Sono messo a guardare l'anime del sarto in cosplay, che è carino. Sì, non è male quello, molto. Mi piace come interazione dei personaggi, devo dire la verità. Mi piace molto l'interazione dei personaggi. Gli piacciono pure i giapponesi, ma i coreani ne più, sti neon. Cubiste coreani, questo. Benvenuto Chris Kill. Allora, il distributore solo di Monster. Con la Monster, quella concentrata, una cosa terribile. Ciao Cristalla, visto? Passa sul canale YouTube, punto esclamativo YouTube. Gersbar, salute! Abbiamo già visto l'altra volta, mi sa, però ti arriva la salute, qua l'abbiamo già visto. Benvenuto Wood Joyce, live in giapponese per un minuto. Endox Saitana. Vorrei che il punto tutto niente di sciapere più grande. Core nuovo ciroi, ne? Coreva hanno medo caffè, contro medo caffè, un bando medo caffè, ani caffè in bar gildo. Ammari, ni kai gura itta kodo haru na? Medo caffè nara. Ammari kanai na, ammari kyomi nai. Toyo de honto ni yuki futteru na. Sendo wa kuso, samu natteru na, maji de. Ah, samui. Kamusugi magi de yokoso master obi-wan kenobi obi-wan kenobi yokoso haruki dewa nai na sou da ne fukikai dekiru da ne honto ni magi de comunque continuiamo finito il minuto sto facendo che su Omoe, poligono che è stata la prima maid moderna di Tokyo, interessante, mai sentito se proprio Omoe si chiama. Giustamente è la prima maid giapponese, moderna. Ciao Nicolò. Oh, ce l'abbiamo ancora un po' di tempo, eh? Stiamo salendo. Fa piacere, siamo 204. Siamo 204. Andiamo, torniamo dalle parti, ce li famo cucubuncio, e tanto qua di sera si può andare a poche parti perché diventa tutto completamente buio, a dire la verità. Se esci da, andiamo verso la stazione, va,
Andiamo verso la stazione. A livello di criminalità è abbastanza tranquillo, sì, non, ovviamente qua in queste zone un po' di Y, diciamo, ci sta. Quindi anche, insomma, sta a fare la IRL, ma vorrei evitare anche rotture di cazzo. Questo è quello che ho fatto lo short sul canale YouTube, ragazzi, è il coso. È per i non vedenti, semaforo per i non vedenti, che a seconda del lato ha un verso diverso. Però questo è un buon messicano, è da un bel po' che non ci vado. Una volta avevo fatto il taco stapeota e lo stavo facendo mettere a piagni. Non male questo, un po' di messicano un giorno che vorrei, a dire la verità. Vabbè, Nicolò, facevi bene pure a vedere il video, Bruno Peppe. Allora, apriamo lo spammino in questa situazione, va. Ragazzi, siamo 204, di questi 204, 104 non sono follower del canale, basta un piccolo click, 5 millesimi di secondo e siete in Giappone direttamente nel palmo della vostra mano. Un piccolo click per voi, gratuito, un grande aiuto per me, come ha fatto Carico, come ha fatto Peppe. E se siete appassionati di Giappone, ragazzi, punto esclamativo YouTube, andatevi subito a iscrivervi al canale YouTube, ci sono oltre 800 video sul Giappone, dal Giappone, di tutti i tipi, interviste, approfondimenti culturali, storici, vita quotidiana, cibo. Mi raccomando, grazie Alessandro. Se volete aiutare il canale con Amazon Prime, per voi è gratis, per me è un grandissimo aiuto, altrimenti qualsiasi altro tipo di abbonamento è super benvenuto. Gli abbonati possono vedere le live vecchie subito. C'è stato un grande dramma da risposta a questo, perché lo fanno il 90% di streamer, lo faccio anch'io. Gli abbonati possono vedere tutte le live qui su Twitch, ma altrimenti le ritrovate sul secondo canale dopo qualche giorno, una settimana ormai e via, su punto esclamativo YouTube 2, mi raccomando. E grazie a Gigi TV e continuiamo la live. Questo era lo spammino famoso del canale e lavoro, sì, anche il lavoro che faccio uscire ci sta. Grazie mille per l'abbonamento, grazie mille Gigi TV, grazie mille, benvenuto, subito abbonato, mi fa piacerissimo. Grazie mille. E continuiamo. La lotteria mitica, lotteria. Si vince sempre la lotteria. È vero, lotteria pure devo metterlo in verità. Sono a Sendai. Devo metterci anche lotteria. E ragazzi, tra l'altro, ecco. Uno arriva e vince alla lotteria. Ovviamente lotteria non si chiama così per lotteria, perché è un negozio di hamburgerato, un negozio di hamburger, catena coreana in verità, della Lotte, azienda Lotte, che ha fatto sto gioco di parole. Lotte ha fatto la lotteria, tipo, non so, perché all'italiana poi invece fa hamburger, un po' una cosa strana, ma non sono malaccio gli hamburger, ma a me non fanno impazzire. Lotteria però fa sempre ridere. Benvenuto Valentine Day. La lotteria fa sempre ridere. Benvenuto il Muertitoi. Il secondo canale, punto esclamativo YouTube 2, esce subito fuori, lo trovate anche tra link, se no Davide Bitti col nome mio lo trovate subito. Qua siamo stati mattina, perché sennò poi mi dicono che caccia di, insomma, caccia di soldi. Sai perché lo devo fare gratis? Vabbè, basta, ma è rovinata la live. Benvenuto Mirko Franco. Andiamo verso la stazione, va. Riscatta insulto Mononoke. Urra Mononoke Yaro Bagayaro Bukkorushiti Yaruzi. Benvenuto Adameka. Ah, vedete, passiamo in sala giochi. Passiamo in sala. Poi facciamo. Non so se si può passare però, Dai, mi rompo una scatola, per caso usciamo. Andiamo dritti per dritti. Mm.
Fa vedere questa. Ah, vedi, Spy Family. Ecco lo Slam Dunk che sta aperto. Bello, era la maglietta. Ah, ecco. Che cos'è? Relax Time, Holo Live. Ai ai ai. Tempa Varui, sì, lo vedo. Ma non lo fanno apposta. Mettono. Cazzo, è finita così? E non prende, porca miseria. Ah, ok. Qua non si può più entrare. Non si entra da qua. Per caso lì in Giappone sente parlare di Takarazuka. Aspetta, che cos'era Takarazuka? Rinfresca la memoria. Adesso tutto a posto, ok. Cos'era Takarazuka? Perché ne serve comunque? Ultimamente la prende male da dentro questi posti, eh? Ah, tutta al femminile, oddio. Ma non è quella là del paese dove è nato Osamu Tezuka? Se non sbaglio. Stavo leggendo la sua biografia, poi ho smesso però. E mi sembra che usciva là, se non sbaglio. Lui andava da bambino a vedere gli spettacoli, benvenuto World Fake. Io ricordo averlo letto là. Teatro musicale. Giapponese che ha sede nella città di Takarazuka, nella prefettura di Yoko. Mi sa che era proprio quella. Shopping Skin, mi fa piacerissimo che ti piaccia. C'è il bello successo della loro messa in scena nel manga di Rose di Versailles di Yoko Ikeda. Ok, ok. Se attesti mai di prevaricare qualcosa che Sakura vorrebbe fare per il suo bene? Non lo so, oddio, che domanda difficile. Che domanda difficile, non lo so. Non lo so, dipende, non so rispondere a questa domanda, troppo difficile. Ah, ci ho preso allora, vedi, perché avevo letto le prime pagine della biografia di Osamu Tezuka. E infatti andando a ricercare poi, perché parlava di sto Takarazuka, dicevo, ma che roba è, non riesco a capire che è. E poi avevo fatto un attimo di ricerca. Benvenuto mangiato dalla codeina. Benvenuto. Adesso andiamo all'arcade, va. All'arcade. Le vie sono abbastanza pulite a Sendai, si ha voglia. Qua ragazzi, quando vedete questi negozi con i DVD, che vendono DVD, sappiate che non sono DVD normali. Là ci sono proprio le... non posso entrare da dentro perché sennò mi esplode, ma distruggono il canale, me lo buttano subito. Ci stanno le stanze in cui prendi il DVD e ti vai a fare le pippe. Tipo, se volesse fare bungee jumping a 16 anni, oddio, quello magari eviterei, ma proprio non a 16 anni, sempre però. Benvenuto Peppec 82 Roma, fanno i fondegliazzi, esatto. Ma questo è nuovo, ha aperto un nuovo pub. Della Venus. Il pubettino è aperto qua, eh? Mica Mario. Mica Mario. Sì, tipo di un po' hot. Un po' caldi, un po' caldini. Vediamo un po' dove si può andare. Hanno aperto i posti nuovi, sì, sì. Dopo la fine di tutti i problemi di lockdown vari del corona stanno riprendendo. Con sorrisata da Mario Zawa. Mario Zawa ormai ha lasciato tutto, assolutamente, il mondo della pornografia. E c'ha un locale a Tokyo, mi sa. Prima stava nelle Filippine un bel po', se non sbaglio. Stava un bel po' nelle Filippine. E poi mi sa che ha aperto qualcosa a Tokyo. È venuto Andrea Official. Sì, sta iniziando a nevicare, a nevicchiare. Da domani parte un'altra settimana. Adesso ci abiti in Giappone? No, no, figurati, Blisky. Che problema c'è? Sì, sì, ci abito. Che problema c'è? Ci abito. Se vuoi saperne di più,
ripeto, puttana di fa tipo a 11 anni, ma è meglio se lo fa quando c'ha 18 anni, 20 anni, insomma, poi se lo fa, le fa vuole fa, che problema c'è? Quello non è un problema. Dipende, se poi non devi vivere in Giappone, magari vuoi andare da un'altra parte, non c'è assolutamente problema neanche sociale. Ora un canale in cucina sul canale da Giappone, può essere. Grazie mille, benvenuti Riders di Oliverone Cowboy. Come stai Olivero? Fa freddo pure a Tokyo, qua se muore tra un po' perdo la mano. Grazie mille Oliverone. Sì, è qua lagga, siamo passati, porca miseria, dove stavamo ieri che ha laggato di nuovo, la zona un buco nero. Siamo passati in un buco nero che pure ieri aveva fatto perdere. Ciao Idolo Nippon. Oliver, ci sei? Grazie mille, tipo, mi passa il lag. Sì, ho visto che Oliverone ogni tanto gli smarmella la... il video gli smarmella un po', eh. Ah, ancora questi, vediamo se hanno aumentato, hanno messo un po' più di... A me sti pani sembrano tutti una mezza schifezza. Ha sconfitto il lag e lo manda agli altri. Benvenuto Vito Vass. Siamo a Sendai, non siamo in zona, siamo proprio in un'altra città. Siamo in un'altra città rispetto a Oliverone. Oliveronion. Andiamo. Buonasera, ciao Catamaramano. E le borgo i miei più sapori severosi e prosegui. Grazie mille, ciao Oliver. Ah Olivero, sta attento che pure te che hai messo come me le live vecchie a pagamento, che mo ti arriva uno che ti dice che sei un cacciatore, sei un money grabber perché metti le live vecchie in soltanto per abbonati. Adesso andiamo alla stazione, va. Benvenuto mostra da azzurata, da azotata, mostarda azotata. Bel nome pure questo. Andiamo a pranzo a Watari a Natale. Ciao Kronosk. Andiamo a pranzo a Watari qua, c'è tutta la famiglia di Chiaro. Già prenotato tutto. Che c'è? No, che sta di? C'era no! Tutto il caffè a metà prezzo, ce devo passare! Porca miseria! No, io mica me la leggo al dito. Vabbè, oggi però è andata così. Money grabber senza money e senza grabber, sì. Ciao Lello. E da un bel po' che te vedevo Lello. No, c'è il caffè a metà prezzo. Sta rosicà. C'ha ragione capo. Non ti preoccupare Catamarano, siamo a Sendai, sto a Sendai, non ti preoccupare, chiedi tutto quello che vuoi. Sono tutte domande assolutamente tranquillissime. Vivo a Sendai. Andiamo alla stazione. Andiamo alla station. Lo so che mi pensi sempre Lello, è un piacere averti in chat. No, figurati Prince, non ti preoccupare Prince, non ti preoccupare. Benvenuto Proto Cray. Esatto, hai visto, un viaggio grazie a Twitch da Tokyo a Sendai in un secondo. Perché qua ho il sole, lì non c'è, perché qui in Giappone si spegne, viene spento il sole ad alcune ore della giornata per risparmiare l'elettricità. Esattamente Oliver, esattamente, ma valla a spiegare, capito? Valla a spiegare.
Valla a spiegare. Esattamente come dice Oliver, per dare un vantaggio a chi si supera, un ringraziamento anche. Hanno preso qualcosa là. Noto scammatore. Com'è che me l'hai fatta pagare 6 anni di pensione? Vabbè, ok, deve scappare lo spammino, ragazzi. Siamo 307, di questi 307, 107 non sono follower del canale. Siete pure amici di Oliver, va portato Oliver, mettete il follow e non ve ne pentirete. Oliver vi porta a Tokyo, vi porta a Sendai, ad orari improbabili. Oggi non facevo una live di notte da tipo 10 anni. Di solito facciamo le live di mattina prestissimo, che non so veramente con che forza le faccio, sinceramente. Quindi mi raccomando, followate punto esclamativo YouTube, mi raccomando, punto esclamativo YouTube, e andate a iscrivervi al canale subiterrimo, andate a iscrivervi al canale subiterrimo. Guardate, Sendai Shiro, benvenuto blostinato Sendai Shiro, babbo natalesco, esatto. Ah sì. Non vogliono guardare i templi a Tokyo, i fan di Oliver. Grazie mille Luca. Poi sono tornato a questo susciarolo che si è rinnovato e ragazzi è diventato molto molto buono, è diventato molto molto buono, mi ha stupito, veramente buonissimo. Ma vedete sta il sushi di cavallo Basashi, mi ha stupito molto positivamente, devo dire la verità. Per sushi, benvenuto pescivendolo di Mortara, benvenuto. Prima era medio, non era niente di speciale, adesso è migliorato molto. Guardate, questo è Sendai Shiro Babbo Natale. Sushi cavallo, perché di solito è sashimi di cavallo, anche io non avevo mai visto su sushi, di solito è basashi. Figura di buona, grazie mille Valentine. Il sushi cavallo è il core però, eh. Ah, le idol finte. Sì, se andai è tutto a coperto, la parte centrale che porta alla stazione, perché fa freddo, ragazzi. Fa freddo, oh, sì, una mezza, sì, è vero, c'è anche Blue Fox. Sushi migliore l'ho mangiato da quel ristorante che ho intervistato anni fa, Fukizushi, ristorante che sta là vicino dove siamo stati prima dei parti con Buncio. Domani, sì, a che ora fanno la partita? Domani? Ora fanno la partita. Ma quanto costa il sushi job? Dipende moltissimo da dove vai. Puoi trovarlo veramente a 2 lire. Puoi spendere lo stesso tipo di sushi. Prendi lo stesso pezzo di sushi in un altro locale che ha più qualità, che più fresco, più rinomato, e lo paghi 10 volte di più. Dipende tantissimo. Tardi qua, è mezzanotte ore giapponese. No, ammazza, sono interessati al mondiale, oh. Stanno a vincere, poi sono contentissimi. Oh, Kronosk, verrai? Hai già deciso? Hai già deciso? Benvenuto Xiro 98. Hai già deciso di venire? Già comprato tutto? Mazza, è freddo comunque. Protokai, ho fatto un video su questo, punto esclamativo lavorare e lo scoprirai. Deluro sugo dal culo. Che nickname. Anche perché sul mondiale fanno sicuramente un manga. Ah, probabile, sicuro, se lo vincono. Hai già prenotato top? La sentono calda al mondiale a volta. No, esiste lo Yuken It in verità. È raro, ma c'è lo Yukenito di sushi. Non è facile, non è che lo fanno tutti, io però conosco qua almeno 2 locali che lo fanno.
tabocchi, eh. Ciao Simo, oggi fanno facile 2-3 gradi, mi sa, eh. Viste le storie che stanno avendo, avranno dato la botta di sicurezza alla squadra facendogli vedere Captain Tsubasa a manetta, probabile. Benvenuto Micello. Pensi sia vero che il sushi d'Italia sia tutta monnezza rispetto al Giappone? Non è un'esagerazione? Sono sicuro che la monnezza c'è anche in Giappone. Allora, ma non c'è social, però c'avevo qualcos'altro. Punto esclamativo YouTube, raga, punto esclamativo YouTube e punto esclamativo Instagram ad andare sui social. Purtroppo non avevo messo il comando social, ma non so perché, non mi ricordo com'era. Benvenuto 401 meno non autorizza. Allora, il sushi in Italia stanno i ristoranti fatti bene, che fanno il sushi bene, buonissimo, anche perché in Italia il pesce è buono, cioè, ma non devi andare all'all you can eat. Se vai in un ristorante, io a Roma ne conosco vari, in altre parti del mondo, dell'Italia non lo so, però ci stanno, lo paghi un po' di più, ma mangi buon sushi, assolutamente, buona cucina giapponese. Ma in Giappone stanno le cagate, a voglia. Una volta con spinacio siamo andati da Kappa Sushi per provare, uno schifo terrificante, eh. E fa freddo, sì. Sì, sta molto più a nord rispetto a Tokyo, a voglia. Jinja, che cos'è? Non lo conosco, di dove? Dove sta? Mai sentito. Cioè, Jinja vuol dire in giapponese il santuario, eh? Ma che è questo? Stanno pure. Ma non so dove sta, non so che ristorante è. All you can eat a Roma. All you can eat, raga, no. Cioè, all you can eat, no. Cioè, magari qualcosa di decente c'è. Una volta c'era. Una volta c'era un all you can eat buono che stava vicino a Piazza Bologna, Taglio si chiamava, ma era fatto bene perché era un signore cinese che aveva lavorato tipo nella ristorazione giapponese e non era solo sushi, faceva tanti altri piatti che era da paura. Ma mediamente l'all you can eat, raga, cioè, no. Conosco Mika-chan, non ci sono mandato, ma conosco la sua storia. Non ci ho mai mangiato, l'ho anche conosciuta a un evento online, lei proprio, Mika-chan. Giappone e Corea Sud non si incrociano, sarebbe stata guerra fratricida. Villaggio Toriyama a Nagoya? No, purtroppo mai stata a Nagoya proprio, in generale proprio. Questo è un peccato, in verità, mai Nagoya. Ah, ve lo scrocco. Come detto, le case non costa, non è buono, l'unica volta che sono andato a Olivinet che è veramente buono, la percina mi spende 50 euro a testa. Magari una Olivinet da 50 euro sì, lo farà bene magari. 8 gradi, vabbè, buono 8 gradi, qua fa freddo, fa freddo. In Italia poi scusa, sono ristoranti cinesi, ci ho preso la carta, dove fanno pagare le ridio, ma ne guarda prima sì, la stessa è l'Olivinet. E questo è un problema. Ma uno deve sapere anche, deve imparare un po' ad allenare il palato, la vista, a scoprire gli scam, a sgamare gli scam. Guardate, è bello, intanto AR è diventato tutto addobbato a Natale. Per dire, io quelli che vi posso consigliare a Roma sono Sushi Senza, Kana, Takezushi, sushi Zen, no, Zen Sushi, scusate, Zen Sushi, e che altro c'era? Hamasei, ovviamente. Non basta, esatto, mangiare basta. Sì, qua è la stazione, la Sendai Station. Allora, saliamo un attimo. Ma questo, ah, l'hanno messo pure qua lo Yakinugaro, lo Yakiniku da solo. Un'altra moda del momento, i posti singoli per fare yakiniku. Siamo stati in una live, ma prendeva male. Sì, assolutamente. Sì, se conosco solo il sushi di cucina giapponese, soprattutto tutti maki brutti, strani, uramaki strani. Siamo a Sendai, non ricevi. Andiamo su, va.
andiamo a vedere un po'. Buona la carne, sì. Lo yakiniku è sempre buono. Yakiniku a Roma, io sapevo che ce n'era uno ai tempi, non so se c'è ancora. L'avevano aperto, non mi ricordo dov'era. No, a San Lorenzo, non mi ricordo, comunque c'era prima. Non so se è ancora aperto, non so se è ancora in attività. Prendo una volta ci passo e ordino solamente la porzione di shaomai e una di sushi e salmone. Se gli shaomai sono buoni e con sushi non c'è la soia, c'è all'interno del ristorante una buona qualità o comunque decente. Interessante come prova. 55 euro in due per mangiare lo yakiniku. Se è buono sì, però dipende poi se è buono oppure no. Benvenuto Paul. Però ne sono molti all you can eat che hanno alzato prezzi fino a 35-40 euro, che credo gli consentano una qualità accettabile. Se cambiano, alzano i prezzi e cambia la qualità, va benissimo. Benvenuto Bubu TV. I tagliachi andrebbero in Italia, secondo me. I tagliachi andrebbero in Italia, secondo me. Con la Nutella. Sì, vabbè, la soia sì. Tecnicamente la mettono un po' per barare. Sì, siamo a Sendai, questa stavolta parecchio. Vivo proprio a Sendai. Vivo proprio a Sendai. Oh, 328, anche grazie al mitico Oliverone, che ringrazio ancora. A Milano si mangia bene cucina cinese un po'. Ma infatti, ma è meglio mangiare una buona cucina cinese che mangiare un finto giapponese, secondo me, all you can eat. Meglio spendere soldi per un buon cinese e mangiare bene cinese. Guardate pure qua l'alberello, cioè tanto buona la cucina cinese, oh. Perché fa tendenza in Italia, ma da anni però è così, regà. Cioè pure io ai tempi miei c'erano, Asuka. Vabbè, questa è Asuka però. Asuka, ovviamente Asuka, però con la C hanno scelto loro di metterlo, quindi si meritano di entrare nel video. Da parco, ovviamente. Da parco. Oddio, questo è un albero di Natale vivente. Incredibile. Incredibile. Ah, vedi, mo hanno chiuso qua. Da parco 2, parco 1 e parco 2. Andiamo. Ancora una guardia vera o manina? No, vere guardie. Sì, il consumo di insegne, il consumo di elettricità per le insegne è insano. Assolutamente insano. Sì, c'è parco 1, parco 2. Ma parco pagato e non mi fanno entrare, parco 2. Potrebbe dirlo uno. Quello sempre di mattina, non mi sembra una città moderna. Ammazza, è moderna, no. Vabbè, pure perché non ci stanno i neon, però lo capisci, dai, pure la mattina. Lo vedi? La guerra più totale. Uno dei centrali in Giappone non hanno, sì, l'elettricità non è un grande problema, anche se è iniziato a costare. Andiamo. Pure una bella crepe sarebbe. Molto tranquillo. Volevo comprare una patata dolce a mia moglie. Benvenuto al gatto freebooter. Benvenuto. Andiamo. Vediamo altre zone. Benvenuto Dororo. Welcome. Yay! I maranza giapponese abbiamo beccato i maranza. Nuova centenarie.
Oddio, mi sembra mi è capitata una volta, Una volta c'è stato. Mi sembra che da Cie me l'hanno fatta mangiare. E non mi era piaciuta molto, mi sa. Questo ha tutta carne, tutte budella alla brace. Questo invece è un baretto molto carino, tocca andarci prima o poi. Con tutte idol anni 80, 70, dai 70 ai 90. Tutte idol di anni 70-90. E qua c'ha tutte. Tutte foto di idol per tutta la scala. Guardate. Questo tocca farci un bel video, secondo me. Da anni che ci sono andato solo una volta, lo conosco, ma molto figo. Molto figo, molto figo. Tocca farci un bel video. Ricordi bene la storia anni 2000, sì. Ciao Le Long, buon pranzo. Tutto super show, sì. Tutti idol show. Oh. Momento spammino. Ragazzi, siamo 344, di questi 344, 44 non sono follower del canale, basta un piccolo click, 5 minuti di secondo e siete in Giappone direttamente nel palmo della vostra mano, per voi è gratis, non vi costa niente, 5 minuti di secondo e siete in Giappone, non siate timidi, come ha fatto Fassa Lion, grazie mille. E punto esclamativo YouTube, siete appassionati di Giappone, canale giusto per voi, oltre 800 video sul Giappone, dal Giappone direttamente. Sul mio canale che dal 2008 carico video, faccio video su YouTube, ce n'è di roba da vedere, andate a scrivere subito su YouTube. Se volete aiutare il canale con un abbonamento di qualsiasi tipo, Amazon Prime per voi è gratis, attraverso qualsiasi altro tipo di abbonamento siete dei supereroi e potete vedervi le live vecchie se avete l'abbonamento, oltre ad avere tanti belle emoticon fighette che mi faranno vedere i miei iscritti, grazie lo Shuffler. E c'è anche il secondo canale dove ricarico le live, quindi state tranquilli. Punto esclamativo YouTube, andate a scrivere a YouTube subito, andate a recuperare tutti gli 800 video, mi raccomando. È venuto End 111, grazie mille. Lo spammino un po' funziona. Se vi mezzo la canzone faccio una papalina da un amico romano, ma magari io ci voglio andare a Kansai, ci vado da anni. Così sto seguendo un sacco di italiani che stanno in Giappone, infatti piano piano inizio a seguirvi tutti i modi, seguo su YouTube, grazie mille, grazie mille, un saluto ai miei colleghi. No, non c'era, non ce l'ho sta tecnologia, benvenuto Chicco Diva. Potremmo far pure come fa Blur, boom baby, com'è? Chicco d'Oliva, Chicco Diva. Ciao Vincenzo, buona domenica. Buona domenica. Allora un sacco in Giappone, questo ti seguo, poi si vedono un sacco di cose interessanti. Mi fa piacere, ce n'è di cose da recuperare sul canale YouTube soprattutto, Beh, Catamarano, parlo anche di quello, parlo del Giappone in tutti i sensi, cioè parlo del Giappone in tutti i punti, da tutti i punti di vista, quindi. Stanno alcune puntate un po' più nerd, altre più hardcore, tipo l'ultima puntata caricata è abbastanza hardcore, non è proprio obbligatoria, però è quasi, cioè nel senso la maggior parte della gente se ne mette. Io sto a Fukui, quando passi da lì, starti fammi un fischio, anche a me piacerebbe venire a Sendai un giorno, ma volentieri, volentieri. Io non esco, sono riuscito ultimamente, sto andando a Tokyo dopo 2 anni e mezzo, 3 anni di pandemia. Finalmente. Qui è domenica notte, no, domenica sera, non notte. Domenica sera. Ma più per il cibo. Vai a mangiare live, ogni tanto lo faccio, però. Il problema è l'orario. Io le live in verità di solito le faccio quando in Italia è venerdì notte, tipo venerdì alle 11 o sabato alle 11. Oggi è un po' una cosa particolare, anche se forse si potrebbe anche smettere come appuntamento fisso un'oretta e mezzo durante la domenica. Cioè nel futuro se guardo le estrazioni del lotto, sì, sarebbe bello.
Stipendio medio, ragazzi, che non in tanti, io non me lo ricordo mai. Stanno vari articoli che lo dicono. Ma comunque non lo so. Non lo so mai lo stipendio. Benvenuto Gabri De Matt. Tanto occhiata però c'è il tuo canale, infatti gli argomenti mi sembrano vari. Gli argomenti sembrano vari, a voi, hai iscritto, grazie mille. Sono vari, ovviamente butto tutto dentro, beh, non è che ciò è monotematico. E non faccio mai vedere che mastico, questa è una delle peculiarità del mio canale. Faccio mai vedere che mastico. Dai, mi seguivi già, grazie. Blostriato, come devo leggere? Blostriato. Chiamo in giapponese. Tachis-kun daeski koshite kudasai. Aishiteruzo. Ultimo video. Romani e napoletani in Giappone. Esatto, un macello. No, non è una frecciatina. È oltre la frecciatina. È uno dei motivi per cui non mastico. È anche quello. È anche quello uno dei motivi. La vita è cara, ma dipende, guarda, qua a Sendai si vive bene, non è tanto espansiva, in inglese, non è tanto costosa. Io abito in centro e non è che stia male. Ah, Chiaro mi stacchiava mia moglie. Ecco, appunto, la pupa non dorme, quindi devo scappare a casa. È venuto Burigno. Sopra questi aumenti, sì, la vita sta aumentando un po'. Si fa fatica, da quando inizi a lavorare magari un po' sì, ma io quando stavo all'università conoscevo veramente un sacco di gente. No, mi ha detto, mi ha fatto sentire la bambina, ultimamente Sakurina non dorme proprio. Benvenuto Ronfino. Gente, Sakurina non dorme proprio. Ieri ha dormito finalmente, ma di media ce la fa passare brutta. Benvenuto Fabio. Perciò è anche un problema fare live di notte, ma diventa un problema. Punto scalativo, lavoro, lo scoprirai. Andiamo. Già ci parlo un po' con Sakurina, italiano, però quanto conosco, è abbastanza bene, lo conosco, ma non si smette mai di imparare. Lo conosco abbastanza bene, l'ho studiato prima di venire. Parecchio, sono laureato anche in Giappone, all'università in Giappone. Sta mettendo i dentini, sì, mi sa che quello è il problema. Ciao Good. Vabbè ragazzi, io purtroppo la chiamata è stata impellente, a me dispiace, ho 367 persone, abbandonarvi così, ma mia figlia si è messa grazie Vincenzo, si è messa a piagne, grazie a tutti, quindi mi spiace per il moglie giapponese, sì. Copri tutto sul mio canale, punto esclamativo YouTube. Allora, grazie ai mod per aver moderato, grazie ai follower di sempre, grazie ai abbonati di sempre, grazie ai nuovi abbonati, grazie ai nuovi follower. Scusate per il dramma dell'inizio della live, però mi devo sfogare perché arrivano certi commenti, poi la gente c'ha pure la faccia come il culo di venire a scriverlo in chat. Prossimo appuntamento, ci vediamo venerdì notte alla live alle 10, e passate su YouTube subito, ora è un ordine, punto esclamativo YouTube, andate a scrivere YouTube subito, è un ordine, mi raccomando, lo dovete fare subito, andate a vedere sotto un video, commentate, l'ho visto su Twitch, e le live faccio purtroppo quando riesco a fare. L'avete vista, insomma, con la bambina piccola è un casino. Se volete recuperare le vecchie live, YouTube 2. Se volete fare un ride, fatelo. Good Feather, ci stanno, non so, ci sono i Player Inside, mi farebbe piacere farlo a loro. Altrimenti qualsiasi altro
youtuber che conosciamo, va benissimo, oppure qualcuno di, che piace a voi. Il canale YouTube lo trovi su, comunque Vivi Giappone, ragazzi, su Vivi Giappone trovate tutto, mi raccomando. Grazie a tutti, a Vivi Giappone tutto, scrivete, condividete, mi piace, commentate. E questo è Twitch. Questo è Twitch. C'è parola al vento, altri non è vero. Va bene, manda dove vuoi. Good, manda dove vuoi. Sì, Twitter, no, non ho Twitter. Non mi ci sono mai affiancato a Twitter. Poi adesso è un macello. Grazie a tutti, scusate, corro a casa. A frappè. Grazie a tutti. Passate su YouTube, mi raccomando. Grazie.